Eccoci per il Merano Wine Festival, siamo con Helmut Köcher che da qualcosa più di 20 anni ne è il patrone, l'ideatore. Quest'anno novità ma anche tradizione, e soprattutto tu hai sottolineato di prendersi il giusto tempo per un assaggio di vino, per degustare un calice, per assaggiare un prodotto. Ecco, si torna un po' indietro a ritrovare il tempo? Ecco, giusto, per me è stato proprio una riscoperta un po' pensare a questi 25 anni Merano Wine Festival, quando è nato nel 1992. Io la cosa che penso subito è il telefono che aveva la rotella, non c'era cellulare, l'internet è nato alla fine del 91, non c'erano email, cioè era un mondo diverso dove il tempo aveva un altro valore, che ha oggi, no? E questo è quello che io vorrei un po' riportare indietro le persone a ricredere, quando avevamo ancora una concezione del tempo diversa, a ricredere in questo anche quando si assaggia un prodotto, che può essere un vino, che può essere un prodotto tipico, ovviamente avere quel tempo, lasciarsi il tempo e cercare di andare dentro, proprio tuffarsi nel bicchiere, cercare di avere un messaggio da chi ha fatto questo vino, ma per se stessi. E poi ovviamente può essere condiviso, ma proprio prendersi il tempo per avere e riuscire anche a capire queste emozioni che tante cose che abbiamo intorno a noi ci danno e ci regalano. Ecco, Merano Wine Festival è uno degli eventi più esclusivi dedicati al vino in Italia. Siamo orgogliosi come Affari Italiani di esserne per il primo anno media partner. Dedicherà anche del tempo al food e allo show cooking, ma con un'idea anche qui originale, cioè affiancare, no? Spiegacela. Allora, ovviamente all'interno dello show cooking, questa è una idea mia che ho lanciato l'anno scorso per la prima volta, vedendo, scoprendo proprio le realtà che abbiamo nel nostro territorio, che non sono sempre gli chef stellati, i ristoranti stellati, ma ci sono tanti posti come le osterie, come magari dei locali più semplici, no? Dove trovi veramente dei piatti notevoli. E vedi queste le classiche casalinghe che ci stanno dietro e fanno magari dei piatti particolari, ma piatti con una bontà notevole. Anche in Alto Adige abbiamo le contadine, c'è un'associazione proprio delle contadine che hanno magari proprio, gestiscono locali classici all'interno di un maso, e li trovi questi piatti veramente notevoli, particolari. Questo ho voluto realizzare un confronto da una parte tra uno chef stellato e dall'altra parte da una contadina. Cosa vuol dire? Bellissimo. Questi in contemporanea faranno un piatto l'uno, un piatto l'altro, e poi si potranno assaggiare questi piatti, e questi piatti vengono commentati e spiegati. Bellissimo, bellissima idea. Alle volte le cose più semplici sono anche le più ricche. È vero, è vero. Due novità dal punto di vista vinicolo invece delle lezioni di quest'anno, due motivi per essere a Merano dal 4 all'8 novembre. Allora, da una parte ovviamente questi paesi ospiti, no? Che quest'anno, in particolare la Georgia, che ci fa sempre nel contesto del tempo ritornare indietro a 9.000 anni di storia, quindi questi vini vinificati in anfore che loro chiamano Quevri, anche il Libano sarà presente, quindi avrà una bella immagine. Dall'altra parte ovviamente abbiamo anche l'Union Grand Cru de Bordeaux, quindi l'assaggio di oltre 25 Chateau Premier Cru. E per concludere, la cosa per me, diciamo, quella più bella un po' del Merano Wine Festival che avremo quest'anno, saranno 220 champagne martedì 8 novembre all'interno dell'evento che io ho voluto chiamare e battezzare con Catwalk Champagne. Magnifico, quindi i motivi per essere a Merano sono più di 200, sì. A questo punto. Buon lavoro, ci vediamo là. Grazie.